Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne. Per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi metta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Di Cielo, volume 3, capitoli 109-111, 24-31 agosto del 1900. Avendo passato un giorno inquieta, mi sentivo tutta piena di tentazioni e peccati. Oh Dio, che pena straziante all'offendervi! Facevo quanto più potevo a starmene in Dio, a rassegnarmi al suo santo volere, ad offrirgli per amore suo quello stesso stato inquieto, a non dar retta al nemico, mostrandomi con somma indifferenza a ciò che non l'avessi io stessa aizzato a tentarmi maggiormente. Ma con tutto ciò non potevo fare a meno di sentire il bisbiglio che il nemico mi suscitava d'intorno.
Onde, trovandomi nel solito mio stato, non ardivo desiderare il mio diretto Gesù, tanto mi vedevo brutta e miserabile. Ma lui, sempre benigno con questa peccatrice, senza che lo chiedessi, è venuto, e come se mi compatisse, mi ha detto: figlia mia, coraggio, non temere. Sai tu che certe acque fredde ed impetuose sono più potenti a purgare da ogni minimo neo che lo stesso fuoco? E poi tutto si converte in bene per chi veramente mi ama. Detto ciò è scomparso, lasciandomi rincuorata, sì, ma debole come se avessi sofferto una febbre. Avendo passato parecchi giorni di privazione e d'amarezze, al più vistolo qualche volta d'ombra e dal lampo, questa mattina ero al sommo dell'amarezza, non solo, ma mi sentivo come se avessi perduto la speranza di più rivederlo. Onde, dopo aver fatta la Santa Comunione, mi pareva che il confessore mettesse l'intenzione della crocifissione. Allora il benedetto Gesù, per farmi obbedire, si è mostrato e mi ha partecipato le sue pene. In questo frattempo ho visto la Regina Mamma che, prendendomi, mi offriva a lui, a ciò si placasse. E Gesù, avendo riguardo alla mamma, accettava l'offerta e pareva che si placasse un poco. Dopo ciò la Mamma Regina mi ha detto: vuoi tu venire in purgatorio a sollevare il re dalle pene orribili in cui si trova? Ed io: mamma mia, come lei vuole. In un istante mi ha preso e di volo mi ha trasportato in un luogo di supplizi atroci, tutti di continue morti. E là ci stava quel misero che da un supplizio passava all'altro. Pareva che per quante anime si erano perdute per causa sua, altrettante morti lui doveva subire. Onde, dopo essere passata io per parecchi di quei supplizi, restato lui un po' sollevato, di nuovo la Santissima Vergine mi ha sottratto da quel luogo di pene e mi sono trovata in me stessa. Trovandomi al solito mio stato e non vedendo il mio adorabile Gesù, me ne stavo tutta afflitta ed un po' impensierita sul perché non ci veniva. Onde, dopo molto aspettare e riaspettare, è venuto e vedendolo che dalle mani sgorgava sangue, l'ho pregato che dalla mano sinistra versasse il sangue sopra il mondo a pro dei peccatori che stavano per morire ed in pericolo di perdersi, e dalla mano destra che versasse il suo sangue sopra il purgatorio. E lui, benignamente ascoltandomi, si è scosso ed ha versato sangue sopra una parte e sopra l'altra. Dopo ciò mi ha detto: figlia mia, nelle anime interiori non ci può stare la turbazione. E se vi entra è perché esce fuori di se stessa. E facendo così è fare da carnefice a se stessa. Perché uscendo fuori di se stessa s'appiglia a tante cose che ne riguardano e che non sono Dio, e delle volte neppure cose che riguardano il vero bene dell'anima. Onde, ritornando in se stessa e portando cose che sono estranee, si strazia da se stessa e con ciò viene ad infermare se stessa e la grazia. Perciò statti sempre in te stessa e starai sempre calma. Chi può dire ciò che comprendevo con chiarezza e come trovavo la verità in queste parole di Gesù? Ah, Signore, se vi benignate di ammaestrarmi, datemi grazia di profittare dei vostri santi ammaestramenti, altrimenti sarà per mia condanna. Bene, abbiamo questi tre brevissimi istruttivi capitoletti che adesso vedremo con l'aiuto della Divina Volontà di penetrare un pochino per la nostra edificazione. Prima scena, ecco. L'inquietudine proveniente dalla presenza e dalle tentazioni del demonio. Noi sappiamo dagli scritti della Divina Volontà, e ce lo dice Luisa stessa, che quando si è davvero immersi nel regno del Divin Volere si diventa praticamente inattaccabili dalle insidie del nemico, ed è lui stesso a fuggire lontano dalle anime fuse col Divin Volere. Chiaramente siamo in un momento in cui Luisa, pur essendo già in un alto grado di santità e in un alto stato mistico, non ha però raggiunto questo dono. Siamo nel 1900. E quindi ogni tanto il demonio la va a tormentare, evidentemente per divina permissione. Allora, qui, quello che Gesù qui spiega è che questa situazione è da lui permessa per motivi ben precisi.
Tu sai che certe acque fredde ed impetuose sono più potenti a purgare ad ogni minimo neo che lo stesso fuoco? Freddo, no? Il freddo della percezione, vedete, si sente pieno di tentazione e di peccati, si sente in parte lontano da Dio, queste sono le solite cose, insomma, alcune delle cose che il demonio fa, no? Si fa, la fa sentire peccatrice, la fa sentire che chi lo sa quali grandi cose ha fatto contro il Signore, a volte il demonio esagera ancora peggio, insomma, quindi anche alle anime di un certo livello le fa sentire dannate, le induce alla disperazione, oppure altre volte, l'abbiamo visto già in Luisa, no? Le induce a dubitare delle cose che vivono, e a sentirsi matti, cioè sono tante, insomma, le modalità con cui lo spirito del male tormenta queste anime. Il Signore glielo permette. Allora, come reagire quando succedono queste cose? No, noi certamente non siamo tentati in questo modo, però tutti siamo in Quaresima, siamo soggetti alla tentazione del demonio e una delle spie della sua presenza, qui facciamo già un passino inoltre, no? Quando Gesù spiega che se si rimane all'interno non si può essere turbati, ma il turbamento viene sempre da fuori, no? Ecco, sì, viene da fuori. Nel modo che Gesù ha spiegato e che poi vedremo, viene anche da fuori nel senso che quando arriva il demonio con le sue tentazioni, le anime cominciano a essere un pochino delicate e ad avere un po' di discernimento, se ne accorgono perché avvertono il turbamento, perché la presenza stessa del demonio provoca turbamento. È impossibile, no? Che non provochi questo perché lui è il disordine assoluto, è il male, d'accordo? È l'odio. Quindi quando in qualche modo si avvicina alla nostra anima, che viene a darci fastidio, è inevitabile avvertire questo senso di turbamento interiore, inevitabile. E che cosa bisogna fare? Però bisogna stare calmi, bisogna sopportare con pazienza la sua presenza, ovviamente senza in nessun modo assecondare o cedere alle sue sciocchezze. E offrire anche questa, no? Questa cosa, qui Gesù, qui Luisa fa una grande cosa, che è un grande insegnamento per noi, no? Gli offrivo per amore suo quello stesso stato inquieto e cercavo di starmene in Dio a rassegnarmi al suo santo volere. Ecco le uniche cose da fare quando succedono queste cose. Allora, uno, nessuna concessione ai pensieri cattivi che purtroppo il nemico suscita. Due, però, la consapevolezza che quel momento è soggetto al divin volere, quindi il Signore permette in quel momento che noi siamo tentati. E quindi bisogna rassegnarsi, stare tranquilli e offrire quella stessa situazione alla divina volontà, perché è una croce questa qui. Capite? Noi dobbiamo sempre imparare a vedere le cose in maniera soprannaturale, no? La De Luisa che stava sempre in sofferenza perché Gesù non andava, no? Ecco, poi piano piano avrebbe capito che questa è la croce più grande che possa succedere, e quindi se è la croce più grande che possa succedere, tu sei l'anima vittima, offrila al Signore. Senza stare, ecco, la presenza del diavolo è disturbante, è dolorosa, perché è turbante e pericolosa anche, insomma, no? Si avverte, insomma, tutta quanta la sua cattiveria. Prendila come croce e offrila al Signore. Gesù spiega anche il fine. Le acque fredde e impetuose sono più potenti a purgare ogni minimo reo che lo stesso fuoco. Cioè, anche questa forma un po' brutta, ecco, di partecipazione alla croce, ecco perché la tentazione del demonio, la presenza del demonio porta sofferenza all'anima, quindi è una croce, ci purifica. Cioè Dio la permette a fine del nostro bene, come poi specifica, e poi tutto si converte in bene per chi veramente mi ama. Qui c'è l'eco della splendida parola di San Paolo, no? Quel passaggio meraviglioso del Nuovo Testamento, che tutto concorre al bene di chi però? Di coloro che amano Dio. Deve essere sempre l'unico oggetto della nostra occupazione, amare Dio e rimanere nella sua grazia. Perché se siamo nella sua amicizia, nella sua grazia, protetti dalla sua volontà positiva, ecco, non solo permissiva,
Tutto quello che permetterà a noi che siamo suoi amici è sempre ed esclusivamente per il nostro bene. D'accordo? Personale. L'importante è rimanere nell'amore di Dio. Il secondo capitoletto è un po' istruttivo, che ci ricorda la realtà del purgatorio. Qui parla del re, delle orribili pene in cui si trova. Sarà stato uno dei re d'Italia deceduto, molto probabile questo qui, non dice chi. Siamo nel 1900, io adesso purtroppo non mi ricordo le date storiche, non ricordo se in quel periodo era morto uno dei Savoia, non me lo ricordo. In ogni caso, ecco, l'insegnamento qui, diciamo che sono insegnamenti un pochino dottrinali, certamente anche spirituali, no? Perché poi riguardano anche la nostra vita. E qui c'è chiaramente di nuovo ribadita la verità di fede della comunione dei santi, cioè che le preghiere e le sofferenze da noi vissute e offerte giovano ai vivi e ai defunti, per il principio della comunione dei santi, e quindi il valore delle offerte. Poi c'è anche la verità di fede del purgatorio. Questo luogo di purificazione, che non è semplicemente, come dire, composto. Io tempo fa feci una catechesi che dico, il purgatorio non è semplicemente una sala d'aspetto, come quando andiamo dal dentista, dobbiamo entrare, ci mettiamo in sala d'aspetto, c'è già una rivista e poi ci dicono se accomodi. A me piacerebbe anche che fosse così, purtroppo così non è, nel senso che attraverso le sofferenze purificatrici, questo ci fa anche comprendere indirettamente l'importanza delle croci che noi viviamo qui, perché in purgatorio lo strumento di purificazione è sempre la croce, solo che mentre in purgatorio questa croce realizza l'effetto della purificazione senza che questo comporti un merito per l'anima. Perché l'anima in quel momento non può fare altro che assoggettarsi a quella sofferenza. Invece le croci che viviamo in questa vita portano merito perché noi potremmo ribellarci, quindi realizzano il doppio effetto che oltre che a purificarci delle nostre scorie, ci fanno anche aumentare in grazia se noi le riceviamo bene, producono grazia a altre persone e ci faranno aumentare in gloria in paradiso. Ecco perché San Giovanni, se San Luigi Maria Monforte scriveva quel bel libretto dove esortava a diventare amici della croce, perché la croce porta tante cose buone, insieme certamente alle pene che la caratterizzano. È interessante poi vedere che questo poveraccio, ecco, è uno che sta in alto, no? Noi tutti quanti ci piace nella vita terrena. A tutti più o meno c'hanno, più o meno, magari qualcuno di meno, questa sottile aspirazione di andare in alto, di comandare, eccetera, eccetera. Il problema è che quando c'è delle persone affidate, se sei stato causa di guai per le persone affidate, c'è il surplus del purgatorio. Qui dice che per quante anime siano perdute per causa sua, altrettante morte lui doveva subire, addirittura perdute, insomma, no? Quindi questo fa comprendere anche la serietà, ecco, della nostra vita terrena, l'attenzione che dobbiamo fare a tante situazioni, no? Ed è anche un invito, ecco, ad avere misericordia e tanta devozione per le anime del purgatorio, come poi ci ricorda anche l'ultimo capitoletto su cui ora volgiamo l'attenzione. Questa immagine che Luisa vede di Gesù grondante sangue dalla mano destra alla mano sinistra, che dice un po' sopra il purgatorio e un po' sopra il mondo per la conversione dei peccatori, no? Sono i due fini per i quali, ecco, è qui anche le anime generose che vogliono entrare nel regno del divino volere devono confrontarsi con questa realtà, no? Cioè l'amore e la misericordia spinge le anime che amano il Signore a donarsi per la salvezza o per la consolazione delle anime, perché le anime che sono sulla terra devono essere ancora salvate, le anime che sono in purgatorio devono essere aiutate, devono essere consolate, sono opere di grandissima misericordia.
La vita di Gesù è stata completamente spesa, immolata, anche la vita di Maria Santissima, la Madonna, perché devota la Madonna, chiede sempre preghiere e sacrifici per la conversione dei peccatori, preghiere e sacrifici per la conversione dei peccatori, preghiere e sacrifici per la conversione dei peccatori. Quindi è evidentissimo che nella divina volontà, cioè, che sia volontà divina sicurissima, che ci sia qualcuno che lavora per la conversione dei peccatori e che se ha tanta carità si offra anche per questo, e che sia sicuramente volontà divina quella opera di misericordia sublime che è appunto sollevare i defunti dalle loro pene come le anime del purgatorio, questo è proprio certissimo, d'accordo? Quindi molte volte qualche anima si dibatte, dice, ma questa cosa la vorrà Dio, non la vorrà? Allora, fermo restando che poi bisogna sempre fare un discernimento ad personam, quindi vedere se proprio da te in quel momento vuole quella singola opera, ma in linea generale, in linea di principio, in linea di massima, se uno fa una preghiera, un'opera per la conversione di un peccatore o per sollevare un'anima del purgatorio, o in generale per i peccatori o per l'anima del purgatorio, questo sicuramente è volontà di Dio ed è atto sommamente gradito al Signore. Quindi questo non dimentichiamolo mai, deve nel senso chiaramente da intendere rettamente, qui non ci sta nessun obbligo né giuridico né canonico, ecco, né precettivo sotto pena di peccato. Stiamo sempre facendo meditazioni, come dire, che sono in qualche modo dirette, finalizzate a chi vuole, può veramente, gradualmente, però entrare sempre più e sempre meglio nella vita, nella divina volontà, che comporta anche l'abbracciare tutto quello che a Dio è caro e gradito, che è certamente espressione del suo volere. Ecco, l'ultimo punto che riprende in parte il primo è quello della turbazione o turbamento. Allora, questo è un caposaldo che dobbiamo sempre, sempre, sempre ricordare, e che deve diventare un criterio, guardate, quasi assoluto di discernimento. Non se ne parlerà, a mio avviso, mai abbastanza. Allora, quando c'è Dio e la sua volontà, il turbamento non c'è. Quando lo avvertiamo, il turbamento vuol dire che Dio e la sua volontà non ci sono. Questo vale in un campo sterminato di situazioni, no? Dicevo che oltre a essere, dice, e Gesù dice anche un'altra cosa, se senti il turbamento, c'è entrato perché sei uscita fuori da te stessa. Questo è un aspetto fondamentale. Quindi la vita nella divina volontà, ricordiamo sempre che è tutta interiore. Appena noi usciamo e cominciamo a impicciarsi di cose che non ci riguardano, di cose che non sono Dio e di cose che non giovano al vero bene dell'anima, è già una piccola uscita dal Dio in volere. Questo è sicuro, questo qui. Questa cosa che su cui stiamo meditando va presa evidentemente con calma, senza patemi, senza cominciare a farsi 50.000 domande. Ah, ma allora qua. Con calma, questa è un'affermazione di massima, di principio, da applicare. È chiaro che una donna di casa non è che non cucina perché non deve fare una cosa fuori da se stessa, cioè io spero sempre, ogni tanto è bene puntualizzare che ci sia sempre, i romani dicevano, cum grano salis, ecco, cioè una retta comprensione, ecco, perché le parole sono sempre soggette all'interpretazione, no? Qui quello che Gesù significa è: mi vado a fare, mi impiccio degli affari degli altri. Abbiamo visto anche la meditazione di ieri. Curioso sugli affari degli altri, faccio domande indiscrete. Ah, qui sicuramente si usciva dalla volontà di Dio. Stai proprio tranquillo, guarda, d'accordo? Perché ti impicci di cose che non ti riguardano, oppure che non sono Dio. Dice, io mi posso vedere una bella partita di calcio, ma non voglio fare, cioè, ma certo che la puoi vedere, d'accordo? Non è peccato, però
Una partita di calcio non è la stessa cosa, non lo so, che partecipare, magari c'è in contemporanea, a un'ora santa, d'accordo? Perché l'ora santa è cosa che riguarda direttamente Dio, la partita di calcio è cosa che riguarda Dio, come dire, molto alla lontana, nel senso che lì ci sono comunque degli esseri umani che giocano a pallone che sono dei diamo viventi di Dio, certamente, no? Quindi, però non è una cosa. Allora, che frutto ne trai? Cioè, da una partita di calcio potresti trarre, se sei una vita, un'anima interiore, un po' di dissipazione, cioè sei uscito un po' fuori da te stesso anche facendoti coinvolgere, se uno, come dire, è tifoso nelle emozioni, che sono cose che uno vive. Cioè, sicuramente cose, ripeto, di per se stesse, da un punto di vista morale, lecite, ecco, però. Quando si vuole entrare, ecco, proprio nel mondo della divina volontà, bene, e quindi gustarne anche tutti gli innumerevoli benefici, occorre saper fare un po' di discernimento. Ecco, quindi anche nell'uso, diciamo, come dice San Paolo, delle cose del mondo, è chiaro che non si prendano sempre anche queste cose, no? Cioè, se uno vuole fare un pochino di sport, se uno vuole prendersi una mezz'oretta, diciamo, di sano, diciamo così, e raccolto e comunque devoto, divertimento, insomma, no? Mantenendo la presenza di Dio, non è che non si possa fare. Ecco, però in linea di massima il concetto che Gesù spiega, sta attento, è quando ti ritrovi turbata, è entrato qualcosa da fuori di te, perché se rimani in te e rimanendo nell'interiorità rimani in me, non puoi rimanere turbata. Ora, il turbamento avviene anche, e questo è un punto fondamentale da ricordare, quando noi usciamo dalla volontà di Dio in virtù di qualche scelta volontaria. Quando si devono prendere delle decisioni importanti, è fondamentalissimo, prima di andare a sbattere la testa in giro, a chiedere 100.000 consigli a destra e a manca, amici, a conoscenti, eccetera, eccetera, raccogliersi e pregare. E durante la preghiera, prospettarsi, per esempio, dinanzi a un problema, con calma, mai fare scelte precipitose, immediate, mai, questa è la prima cosa che non si deve fare mai. Ti calmi e fai passare un po' di tempo, specialmente se c'è un'emozione, un'agitazione, eccetera, eccetera. Dopodiché ti metti alla presenza di Dio e cominci a riflettere con calma, cominci a ponderare dinanzi a questo problema cosa si potrebbe fare. Si potrebbe fare così, si potrebbe fare così, si potrebbe fare così, si potrebbe fare così. Se impari a farlo, presto o tardi, magari non subito, succederà che una soluzione al problema, e questo, cioè, è inequivocabile perché questo lo sentirai. Appena ci pensi, dici facciamo così, scende una profondissima pace del cuore. Questa è la volontà di Dio. Guardate, a mio avviso personalissimo, questo è uno dei segni più infallibili. Senza mai bypassare questo processo, perché le decisioni noi dobbiamo prenderle davanti a Dio, nella nostra coscienza, dove Dio ci parla. È prudente e proprio di un'anima umile, dopo aver già fatto un primo discernimento, se conosce persone sante e affidabili, quindi non il primo che capita, sottoporre quanto ha pensato, dice, ah, io avrei visto questa cosa che mi sembrerebbe opportuno fare così, come del resto si fa nella Chiesa, no? E lo fa pure il Papa questo qui. Il Papa c'ha i cardinali intorno per questo motivo, perché quando c'è una cosa importante da decidere, il Papa potrebbe fare tutto quanto da solo e nessuno glielo potrebbe proibire. Ma è prudente, si dice, bene, vediamolo insieme, insomma, no? Io penso così, che me ne dite? Che ne dite voi? E l'altro segno, diciamo, importante quando si hanno situazioni certamente di questo genere, per esempio la sapienza della Chiesa quando fa un concilio, no? In un concilio i vescovi possono votare tutto quello che vogliono. Se il Papa non ci mette la firma sotto un documento del concilio, quel documento non vale niente.
E un papa potrebbe anche forzare un documento, cioè un documento c'ha cioè la maggioranza relativa, per esempio, non quindi l'unanimità, e il papa lo firma comunque. Sarebbe perfettamente valido senza nessunissimo problema e nessuno potrebbe contestarlo. Però, se uno studia la storia dei concili, si vedrà che i papi hanno sempre cercato di raggiungere la quasi unanimità, cioè posso dire, un documento del Concilio Vaticano II che ha approvato, adesso non mi ricordo il numero preciso, facciamo finta che c'erano 4.200 vescovi, il numero non è molto lontano da questo. Allora, la Lumen Gentium è stata sicuramente approvata con il placet di 4.184 vescovi, d'accordo? Per dire, 5 astenuti e 10 contrari, quindi la quasi unanimità, d'accordo? E fino a quando non si arriva a questo, magari i documenti vengono limati, vengono perfezionati, vengono cioè accogliendo i suggerimenti. Perché? Perché insieme alla pace interiore, la volontà di Dio sta anche nella pace comune, cioè che tutti quanti i figli di Dio, in questo caso insomma i successori degli apostoli, trovano un consenso. Quello è un altro segno che quello che uno sta facendo è volontà di Dio. Capiamo quanto è importante imparare quest'arte e quindi questo segno della pace, quindi interiore. E quando abbiamo la possibilità, ripeto, di avere dei buoni amici, dei santi sacerdoti, dei santi confessori che ci possono, in un secondo momento, attenzione, perché ce n'è un uso distorto di queste cose, io non posso delegare le mie scelte all'amico. Cioè, senza aver fatto questo processo, questo discernimento interiore, dice tu che ne pensi? Magari lui mi dà un consiglio e io, come dire, piglio e faccio quello che mi dice senza neanche pensarci. O peggio, c'è chi fa questo, dando al confessore, al padre spirituale, un ruolo che non ha, perché lo sostituisce a Dio, che va a dire quello che devo fare, quello qualunque cosa gli dice, prendelo fa. Non è questa una cosa fatta, questo non è volontà di Dio, questo qui. Questa è un'aberrazione, questa qui. E i fedeli questo non devono farlo. E i sacerdoti non devono stare a questo gioco, per nessun motivo. Devono sempre rimandare il fedele a tu sei un battezzato, sei un figlio di Dio. Impara a fare questa cosa, perché Dio non è che con te è diventato muto, parla pure con te. L'importante è che tu impari ad ascoltarli, non ti aspetti che il nostro Signore ti fa una telefonata e ti dice fai così. Non l'ha mai fatto e non lo farà. Ma attraverso questi segni certi ti farà comprendere se, come e quanto stai nella sua volontà. E se, come e quanto non ci stai. Questo è basilare e importantissimo nella nostra vita interiore e nella vita nel divino volere. Beno, Divina Maria, noi ci affidiamo alla tua bontà, alla tua misericordia, invocando il tuo aiuto in tutte le circostanze in cui la Divina Volontà permette allo spirito del male di tentarci, ecco, e di portarci scompiglio nella nostra anima, perché tu sempre scendi al nostro aiuto e come sempre hai fatto e sempre farai, gli schiacci la testa e non gli permetta mai di morderci. Rinnova nella nostra anima il desiderio di accogliere i tuoi dolci inviti ad offrire, ecco, preghiere e sacrifici sia per la conversione dei peccatori che per il sollievo delle anime del purgatorio, che oltre ad essere opere pienamente sottoscritte dalla Divina Volontà, sono quanto mai gradite al tuo cuore di madre. Ecco, ed infine ricordando il tuo essere la regina della pace, questo è un termine che tanto oggi si usa, che possiamo ricordarlo, ecco, nel senso e nel modo in cui abbiamo meditato, quindi aiutaci a imparare, ecco, a
discernere dalla pace e nella pace i divini voleri e a ricercare la pace e la concordia con tutti, a essere fermamente convinti anche in qualunque cosa che dobbiamo fare, che ciò che custodisce e tutela la pace e la concordia fraterna è sempre, sempre, sempre assai più certo essere volontà di Dio che ciò che questo la mina e la turba, come tu tante volte attraverso tante forme e tanti modi hai insegnato ai tuoi figli. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amo. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.